Se pensano di cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero, noi pacificamente facciamo le barricate dentro e fuori dal Parlamento. Un po' dentro, un po' fuori, saldamente nell'esecutivo, ma anche all'opposizione. Fu Enrico Berlinguer negli anni 70 a definire il suo PCI di lotta e di governo. Di lotta un po' per natura e un po' per necessità storica, ma con l'ambizione di governo. Ma si sa, i tempi cambiano e così quella formula oggi ha finito per significare l'esatto contrario, sedere sì al governo senza però rinunciare alla piazza. Già durante il Conte 1 la Lega di Matteo Salvini ha spesso sottolineato la sua distanza dall'esecutivo di cui era azionista. A tal punto che quella distanza è diventata poi incolmabile. Vediamo se sono più i motivi per cui stare insieme o... Dopo il Papete, l'opposizione ai giallorossi, la Lega è tornata a governare senza perdere però le antiche abitudini. Draghi chiude i ristoranti a cena e Salvini li vuole aperti. Aprire i ristoranti domani a cena, domani. Poi i ristoranti riaprono e la Lega si butta, prima sul Green Pass. Chiedere il Green Pass, il vaccino o il tampone per chi va a comprarsi il giornale, a bere un caffè, a mangiare una pizza o prendere l'autobus è fuori discussione. Poi sulla campagna vaccinale. Chi non si vaccina non è un sorcio, ognuno fa la sua libera scelta. Immancabili gli attacchi contro il ministro Lamorgese che ha preso il posto del capitano al Viminale. Se sei in grado di fare bene il ministro, fallo e dimostralo agli italiani, altrimenti lascialo fare a qualcun altro. Fino alla madre di tutte le battaglie. Di obbligo vaccinale non vogliamo neanche sentir parlare.